Degli Apostoli o Fatti degli Apostoli, capitolo primo, leggeremo i primi 15 versi. Voglio ricordarvi un'espressione che non molti ho sentito mai usare, ma che ho ricevuto quando ero giovane, quando ero ragazzo, che è l'unico libro incompiuto della Bibbia. Non significa che è un libro che non è completo, nel senso letterale, incompiuto soltanto per una ragione, che questo libro si chiuderà quando saremo nel regno del Signore, quando saremo nel tribunale di Cristo per ricevere quello che è la salvezza e le corone che il Signore ha preparato per coloro che gli sono e gli saranno fedeli infino alla fine. Perché tante altre pagine si sono aggiunte, ma vedrete che anche il primo libro, in qualche verso andremo a comprendere che anche le cose che il Signore Gesù nella sua umanità ha esercitato sono molto relative a quelle che sono state scritte, ce ne sono in grande abbondanza che non sono state scritte, però è stato scritto il nostro nome nel libro della vita. Amen. Siamo sicuri? Amen. Siamo sicuri? Amen. Beh, facciamo cantare dopo: il nostro nome è scritto, fratelli, su nel cielo, nel libro della vita, nel libro dell'agnello. E ho sempre aggiunto, fratelli, è scritto il nostro nome. E io ho detto anche, sorelle, è scritto il nostro nome in cielo. Alleluia! E a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, la nostra ubbidienza. Questo popolo risponde? Io ho fatto il primo trattato, Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare, fino al giorno in cui fu portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli Apostoli,
che egli aveva scelto. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E trovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele? Ma egli disse loro: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi ricevete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi, come essi avevano gli occhi fissi in cielo. Mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Allora essi ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, quando un cammin di sabato, rientrati in città, salirono nella sala di sopra, dove si trattenevano Pietro e Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e supplica con le donne, con Maria madre di Gesù e con i fratelli di lui. E qui ci fermiamo con la lettura della parola del Signore. Gloria al Signore. Ovviamente il primo verso non ci riferiamo a Teofilo, sappiamo, e molti ancora più profondamente hanno cercato di capire chi era Teofilo, se l'hanno capito, ma a noi più è importante il soggetto, il contenuto di questa parola, che è una parola che deve essere recepita, come spesso ho sempre detto, forse uno dei pochi termini che ho usato ancora è nella lingua greca, è la parola rema. Non perché poi è molto vicino al remo, no, per carità. Alleluia, rema, quella parola che parla al mio cuore. Io credo che è desiderio di tutti stasera. Abbiamo già realizzato la presenza del Signore per la comunione che stiamo avendo e siamo avuti, ma io credo che abbiamo ancora e dovremmo avere tutti un desiderio più forte ancora di dire: Signore, parla al mio cuore. Parla al nostro cuore, dici quello che tu vuoi che noi possiamo ascoltare, perché la tua parola è verità, la tua parola è tutto. Tu sei la parola e lo sappiamo che Gesù è la parola di Dio. Amen. E allora ogni verso assume una importanza al di là di quello che può essere anche tutto lo rispetto per la teologia. Io credo che alla fine quello che noi è la predicazione non l'ho mai inteso come un commentario della parola. Io lo intendo come la parola fresca che il Signore parla a ciascuno di noi, che si indirizza a noi con la semplicità che ha dimostrato sempre colui che abbiamo chiamato da sempre il Maestro Gesù. Alleluia. Gesù è il Maestro. Qualcuno fa anche la distinzione fra maestro, professore e altri titoli, ma noi sappiamo che nel termine maestro sta a indicare colui che insegna, ha insegnato le cose che sono necessarie
indispensabili alla nostra vita e alla vita individuale, e figuriamoci se non alla vita spirituale e ancora di più per me alla vita ministeriale. Sia benedetto il nome del Signore. E allora questa sera lo Spirito di Dio continui ad aleggiare nel mezzo di noi e sopra ogni noi, e ancora che questa parola ci arrivi un'altra volta fresca. Gloria al Signore, perché tutti conosciamo di più il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, ma anche il primo capitolo, questo che ha messo il Signore avanti, almeno i 15 versi, hanno un'importanza per ciascuno di noi, un'importanza spirituale, che possa ancora, attraverso questa parola, possiamo crescere di fede in fede, possiamo sviluppare veramente quelle virtù che vengono dal Signore. Amen. Alleluia. E la parola comincia con questo, che circa tutte le cose che Gesù prese a fare e a insegnare, fino al giorno in cui fu portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli Apostoli. È Gesù che dà dei comandamenti allo Spirito Santo per poi comunicarlo agli Apostoli. Guardate, forse non so se questa riflessione è stata mai fatta, o l'avete mai fatto, o l'avete fatta per cose vostre. Questo sta a dimostrare ancora una volta, soprattutto a coloro che in questi tempi si oppongono alla realtà di Cristo Dio, sta a dimostrare proprio la divinità di Cristo. Noi conosciamo anche la divinità dello Spirito Santo. Noi abbiamo sempre creduto e crediamo e non cambieremo mai, perché dottrinalmente fondata al 100%, noi crediamo in un solo Dio, nella persona del Figlio dello Spirito Santo. E in questo Gesù, anche in quel momento era ancora Gesù che era sulla faccia della terra come uomo, lui ancora dà disposizioni allo Spirito Santo di poter parlare al cuore di quei apostoli che erano discepoli ed erano diventati apostoli. Apostolo significa mandati, vero? Inviati. Gloria al Signore. E al di là dei 12 apostoli, se noi guardiamo bene nelle scritture, se ne sono aggiunti tanti altri. E i ministeri non sono mai cambiati, perché Gesù è il padrone dei ministeri, è il re dei re, ma anche il Signore dei signori ed è il capo assoluto della Chiesa. Quale Chiesa? Noi diciamo di questa Chiesa, ma è della Chiesa dove realmente, al di là delle mura, al di là delle arti sacre, al di là di tutti i preziosi dei dipinti, eccetera, eccetera, c'è un prezzo, soprattutto qualcosa che è stato un prezzo ed è diventato particolarmente prezioso, perché la Chiesa siamo noi, le nostre anime, che in questo momento innalzano e glorificano il nome del Signore. Vogliamo dare gloria a Dio col cuore? Alleluia! Bene, è necessario comprendere anche queste nozioni che sono, possiamo dire, semplici, ma sono elementari, nel senso che sono sostanziali, nel senso che dobbiamo comprendere quello che riusciamo a comprendere, perché non tutto è spiegabile, non tutto è comprensibile per la mente umana, però un giorno sapremo sicuramente e incontreremo il Signore e sapremo addirittura come siamo stati conosciuti. Siamo d'accordo? Gloria al nome del Signore. E fino al giorno in cui fu portato in cielo, e sappiamo che egli ascese al cielo, e tutti lo guardavano, sa chi? I discepoli, o meglio gli apostoli, lo guardavano andare, ma a un certo punto non lo videro più. E non lo videro più perché? Perché la sua missione iniziale era cominciata ed era stata completata. Perché Giovanni 3,16 non può essere dimenticato da nessuno. E voglio che lo diciamo a voce alta, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Gloria al nome del Signore. Per cui anche se lui è asceso al cielo, sappiamo che ancora simbolicamente alla destra del Padre, ma sappiamo che Dio è Spirito e Gesù è Spirito, ancora è tornato nella sua divinità, si è fatto uomo, ha avuto un corpo carnale, ma è tornato alla destra del Padre. E sapete che cosa sta facendo anche stasera?
Lo sapete, vero? Sta intercedendo per noi. Sta dicendo, padre, benedicili questi. Anche se sono difettosi, tu sai, padre, che ti amano. Corrisponde questo? Corrisponde alla nostra realtà? Siamo in tempi in cui invece la fede di molti è scemata. Stiamo vivendo questi tempi che ci portano grande sofferenza intima, interna. Non la esprimiamo, molte volte non la esprimiamo, ma la comprendiamo, la percepiamo. E la percepiamo a tutti i livelli, sia da servitore sia da credenti. Anche perché noi non abbiamo mai fatto la distinzione che non la fa il Signore, non c'è il clero e i laici. Ci sono i fratelli e le sorelle che viviamo in Cristo e vogliamo fare appieno la sua volontà e ci vogliamo sforzare a farla completamente, conoscendo pure le nostre debolezze, conoscendo pure le nostre difficoltà, conoscendo pure le nostre insufficienze, ma al di là delle nostre insufficienze Gesù sta pregando e prega per noi e dice: Padre, benedici questi figli tuoi, benedicili questi figli, perché da creature siamo diventati per grazia e non per meriti. Siamo figli di Dio. Vogliamo dare gloria a Dio. Gloria a Dio. Aprite il cuore, apriamo il cuore al Signore, soprattutto quando avvertiamo il movimento dello Spirito. Perché quando avvertiamo il movimento dello Spirito Santo, allora ci ritroviamo con delle forze che non avremmo mai immaginato di possedere. Quando ci rendiamo conto, e ci rendiamo conto soltanto in certi momenti, perché la nostra umanità ci pesa, che è pesante l'umanità, però quando siamo veramente sotto la guida, l'effusione dello Spirito Santo, ci sentiamo una leggerezza, ci sentiamo veramente leggeri nel Signore. Perché? Perché c'è un cantico antico che viene in questo momento, sicuro in mano di Cristo, sicuro nel suo amore, l'anima mia riposa. Il vero riposo lo troviamo davanti alla presenza di Dio. Non c'è altro riposo. Un giorno ci sarà un riposo eterno che non sta a significare quello che molti intendono soltanto per quello che è la fine di un corpo, ma quello che invece è il vero riposo nella presenza dell'Altissimo per un tempo che non ha tempo, che si chiama eternità. Amen! Gloria al Signore. E allora questa parola torna al nostro cuore, arriva al mio cuore e al vostro cuore. E allora comprendiamo man mano quello che è scritto in questi versi. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardante il regno di Dio. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme. Bene, fratelli miei, il Signore testimoniò. Il Signore, prima di essere e di ascendere al cielo, ha specificato, ha cercato soprattutto di sciogliere i vari dubbi. Molti si ricordano soltanto di Tommaso e ve ne vedono in Tommaso un soggetto di poca credibilità. Anche questo è sbagliato, perché forse Tommaso è ancora più sincero degli altri. Perché anche noi, tante volte, quando pur siamo dei credenti da tanto tempo, da poco tempo, quante volte ci sorgono il dubbio, quante volte il dubbio entra, il dubbio è umano, a volte è carnale più che umano, perché il dubbio viene dalla mentalità, ma anche dalla tentazione. La prima cosa è, ma Dio è con me? Stasera ve lo state chiedendo? Io credo di no stasera, sapete perché? Perché lo state avvertendo. Ce lo chiediamo quando ci sentiamo fragili, quando vediamo che il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere, siamo bloccati da tanti altri pensieri, da tante altre cose. Allora ci chiediamo, ma Dio è con me? Dio è con me? E quante volte non rispondiamo con la parola giusta? Perché anche se viene dalla tentazione del maligno, dobbiamo ricordare che se Dio è con noi, se dubitativo, cancelliamolo. Dio è con noi, perché lo dice la sua parola. Amen. Il se non ci serve, ci serve capire e realizzare che Dio è con noi. Amen.
ed è con noi perché? Perché lui è amore. Dio è amore, vero amore, non è mai cambiato. È nella persona di Gesù, Gesù è lo stesso, di ieri, di oggi e di sempre. È l'essere umano che cambia. Quanti credenti abbiamo visto e non li vediamo più? Quanti sono tornati al vecchio vomito? Quanti hanno lasciato, pur conoscendo la parola di Dio? Quanti hanno pensato, beh, chi me lo fa fare? Io so una sola cosa, e ve lo dico con la sincerità. Se non avessi avuto il Signore nel mio cuore, sarei la persona più infelice su questa terra. Non mi avrebbe mai accontentato niente. Non avrebbe mai superato ogni cosa. Sarebbe stato soltanto oggetto di insoddisfazione e un'insoddisfazione costante e permanente. Ma ecco l'opera che Gesù ha fatto mediante lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è venuto ad albergare, viene ad albergare nei nostri cuori. Per cui Dio è con noi. Dio è con noi. Lo possiamo dire con fede. Dio è veramente con noi. Sia benedetto il nome del Signore. Che questa parola la possiamo recepire in quella che è la quarta dimensione dello Spirito. Non ci basta la terza, ci vogliamo la quarta. Gloria al nome del Signore, perché deve essere recepita e realizzata intimamente. Gloria al Signore. Gesù diede molte prove, ne fece molti testimoni, cominciando da quelli che erano gli apostoli. Abbiamo tanti passaggi biblici nella scrittura. Ricorderemo i due sulla via di Emmaus, ricorderemo quando tutti insieme furono trovati insieme, ricorderemo anche quello di Tommaso, che in quell'occasione non c'era e che si è espressa in una maniera che, ripeto, molti poi si sono adagiati. Se io non toccherò, non farò, non dirò, non crederò. Però quando arrivò il momento non ebbe bisogno di essere toccato. Non abbiamo bisogno di essere toccati. Non il tocco umano, è il tocco dello Spirito. E io credo che questa sera il Signore sta toccando intimamente il cuore di coloro che gli stanno dicendo: io t'amo, Signore. E anche le parole dette a Pietro in una certa occasione, e quando il Signore Gesù disse a Pietro: mi ami tu più di costoro? Io credo che adesso appartengono a tutti i figli di Dio. Io faccio una domanda, ma una domanda a cui non voglio risposta, ma Dio la vuole la risposta, anche se non apriamo la bocca, perché Lui è l'unico che può interpretare anche un tipo di linguaggio che noi non possiamo assolutamente esprimere. Lo amiamo il Signore. Lo amiamo con tutto il cuore. Vogliamo fare appieno la sua volontà. E la parola ci dice di rispettare i suoi comandamenti. Sia benedetto il nome del Signore. Amen! Vogliamo dare gloria al Signore. Sentiamo, io sento la gioia nel cuore quando avverto la presenza dello Spirito. Mi dimentico, e mi dimentico anche di qualche malessere, mi dimentico anche se c'è qualche influenza in giro, mi dimentico di ogni cosa, come io credo vi dimenticate anche voi. Perché ci dimentichiamo? Perché la gioia e la presenza di Dio copre ogni cosa. Alleluia! Vogliamo essere gli fedeli. E c'è una parola. Dovendo preparare quello che era il suo piano del Signore, ma veniva già dall'Antico Patto, se voi leggete il libro del profeta Gioele in modo particolare, si trova la promessa fatta da Dio per quello che sarebbero stati gli ultimi tempi, gli ultimi giorni, dove il Signore Gesù, attraverso il Signore Gesù e lo Spirito Santo, si sarebbe manifestata quella che noi chiamiamo potenza di Dio, quello che noi chiamiamo soprattutto gli essere ripieni di Spirito Santo. Amen. E avverrà negli ultimi giorni che io spanderò. Com'è bello questo verbo, spanderò, da proprio l'idea esatta, no? Di qualcosa che non avviene a livello centrale, locale. Spanderò il mio spirito sopra ogni carne. E poi parlando dei vecchi, dei giovani, quella parola sarebbe andata ancora oltre, e andò oltre, e lo troviamo
nel secondo capitolo di questo stesso libro degli Atti degli Apostoli, troviamo questa manifestazione che si manifesta. Ma io voglio fermarmi anche su questo verso. Gesù diede un comandamento ai suoi apostoli, non solo i suoi apostoli, erano circa 120, quindi erano discepoli, a cui c'era anche sua madre Maria e c'erano altre donne. E in quello diede un comandamento: restate insieme a Gerusalemme. Beh, questa sera non vi sto dicendo di trasferirci per quello che è un viaggio in quella città che ha un bel nome, dovrebbe essere città di pace, ma voi conoscete quante guerre e quante difficoltà ci sono, e anche se molti di noi abbiamo avuto il piacere di visitarlo fisicamente, ma io questa sera mi rivolgo in maniera spirituale: stiate insieme a Gerusalemme. E io credo che ci sia da comprendere che quello che era il significato originario di Gerusalemme, si tratta di essere insieme di pari consentimento ovunque ci troviamo. Siete d'accordo? Sì, è vero, quella unzione, quella manifestazione doveva avverarsi, come dico e ripeto, nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, dove quei discepoli, quegli apostoli che erano così deboli, chiusi dentro, avevano paura di farsi vedere dai giudei, non avevano forza in loro, ma furono fedeli, aspettavano la promessa, e noi stiamo aspettando altra promessa, aspettarono una promessa che fu un risveglio della Chiesa, una promessa che fu la Pentecoste cristiana. Noi stiamo aspettando che cosa? La nuova Pentecoste, l'ultima pioggia dell'ultima stagione. La stiamo aspettando veramente? E allora abbiamo un sacrosanto dovere da non dimenticare. Bisogna essere insieme. Dobbiamo essere insieme a questa Gerusalemme spirituale, simbolica, questa città di pace. E ditemi una cosa: già fuori da queste mura trovate la pace? Dov'è la pace? Trovate la guerra? Già accostandoci alle nostre case troviamo difficoltà che a volte neanche vorremmo trovare. Ma in questo momento cosa stiamo provando insieme? Ditemelo, cosa stiamo provando insieme? Sentiamo pace profonda nel cuore? Avvertiamo questa pace nel cuore tutti insieme, in questo momento anche le nostre sofferenze, quelle che possono essere anche le nostre delusioni, non vanno via quando sentiamo la presenza del Signore. Non possiamo dichiarare con tutto il cuore: sento pace profonda nel cuore. Vogliamo dirlo insieme? Ma dobbiamo dirlo però realizzare. Lo stiamo già realizzando, io spero. E allora lo diciamo insieme, a voce alta: sento pace profonda nel cuore, alleluia. E specifico nel cuore, perché nello spirito. Non è una pace a fior di pelle. Non è una pace che viene da quello che possono essere droghe e altre cose, e molti cercano di inebriarsi in tante maniere, perché nell'ubriachezza dei sensi molti cercano la pace. Ma quale tipo di pace? Abbiamo il principe della pace. E il principe della pace non è neanche a livello di pelle, a livello del cuore. E cuore non mi riferisco al muscolo, mi riferisco allo spirito umano. Egli è vicino e dentro ciascuno di noi. Amen. E allora questo comandamento che fu dato da Gesù, chiamiamolo comandamento, istruzione, indicazione, usate tutti i termini che volete, io lo sento potente. La Chiesa, per essere Chiesa e per realizzare pace e per realizzare le promesse di Dio, è una Chiesa che non è e deve essere insieme per bello aspetto, è una Chiesa che deve essere insieme nella presenza di Dio, conoscendo la gioia della sua presenza. Amen. Allora questo è il messaggio che arriva dal profondo del mio cuore. Il Signore ci vuole uniti e insieme. E questo tutto in un corollario che oggi possiamo dire, da questa, quando abbiamo cominciato, si è parlato che il Signore perdona i peccati, che il Signore cancella, è vero,
che se il suo popolo si ravvede, io credo che il ravvedimento sia un atto quotidiano. Un ravvedimento non è un atto di una volta ogni tanto, perché volente o nolente siamo difettosi tutti quanti, nessuno è escluso. Forse qualcuno si sente così perfetto, non sia in chiesa, non è posto per lui. Se è troppo perfetto non può stare qui, qui siamo tutti imperfetti. Però c'è la perfezione di Cristo e di Dio, c'è la perfezione dello Spirito Santo, quella vera. Quello che avvenne a Naaman il Siro, ve lo ricordate? Cosa avvenne? Avvenne che ancora qualcuno un pochettino più, diciamo, più umile disse: ma scusa, sei venuto fin qua, cosa ti costa? Cosa ti costa? Cosa ti costa accostarti a Gerusalemme più spesso? Cosa ti costa stare più vicino al Signore? Cosa ti costa, se non hai soltanto benefici, quello di mettere in pratica la parola di Dio? Cosa ti costa? Se non lo fai ti costerà. E lui rimaneva lebbroso, sarebbe rimasto lebbroso. E in quel momento cosa avvenne? Che si decise, guardò la sua lebbra, ma non aveva la fede era di altri. Però in quel momento disse: vabbè, una volta che devo provarci, ci provo. E così? Non possiamo dire che Naaman ha avuto fede, l'ha avuta dopo. E chi non ha fede dopo che ha visto la gloria di Dio e la manifestazione della potenza? Ditemi, alleluia! E a un certo momento si immerge. E ho sempre immaginato questo percorso, la prima volta, quello guarda, non è successo niente. E quanti credenti, quanti miei fratelli e quante mie sorelle, io stessa a volte, quando vediamo che ancora non è successo niente, chissà se sarà, chi crede può vedere le cose impossibili. Il credere ci appartiene, la fede è un dono di Dio. E allora, uno, due, tre, arriva fino alla settima volta. Io penso che alla sesta volta ti sono venuto a perdere solo tempo. Mi stanno riempendo di chiacchiere, stanno soltanto dicendo delle cose. A quanti la pensano come in questo momento, chissà quanti la pensano in questa maniera. Ma sì, ma poi alla fine non vedo quello che... Perché ne... Deve aspettare la settima volta. E alla settima volta Naaman il Siro è ancora lebbroso, alla sesta volta si abbassa, e quando si alza è scomparso il peccato. Oh, scusatemi, scomparì la lebbra, ma scomparì anche la lebbra del peccato. Perché il nostro Dio le cose le fa complete, perfette. E quando si è visto che la sua pelle era più, era migliore di quella di un bambino, nonostante l'età che aveva, chissà che cosa voleva regalare all'uomo. Aveva tutto verso quell'uomo, questo, quel profeta, aveva tutta la sua buona intenzione, voleva rivestirlo di tutte le ricchezze possibili e inimmaginabili. Cosa che quell'uomo non ha mai accettato, perché non gli apparteneva niente, lo fece qualcun altro, un suo servo, che poi al suo posto si prese anche la lebbra. Quella lebbra che era rimasta nell'acqua, ritornò. Fratelli e sorelle, rimaniamo fedeli al Signore. Siamo più uniti l'uno all'altro. Il messaggio centrale è questo, ci sono tante altre belle parole. Ho letto 15 versi. Ci siamo fermati a 4-5 versi, non siamo andati oltre questi versi, tutti versi che hanno la loro importanza, indubbiamente, gloria al Signore. Perché Giovanni dice, verso 5, Giovanni Battista battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo faranno molti giorni, disse a loro. Ma noi conosciamo, molti di noi conosciamo questa realtà. Chi non ha ancora ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, che molti credono che ne esista più. Il nostro Signore è lo stesso ieri,
oggi e in eterno. E la sua parola non cambia, non cambierà giammai. Amen. Poi c'è chi lo crede, chi non lo crede. Ma molti siamo fedeli testimoni di Gesù Cristo. Non posso dilungarmi perché ormai siamo giunti anche ai miei 40 minuti. Ma posso dirvi una cosa? Io sono nato come di acqua e di spirito, sono nato per un battesimo di Spirito Santo. La mia conversione, vera, reale, non richiesta, ma che conoscevo come esperienza teorica, divenne per me un'esperienza pratica. E io sto servendo il Signore e voi, e lo facciamo insieme con gioia. Però riaccostiamoci, siamo più uniti alla nuova Gerusalemme. Questa Gerusalemme per ora è spirituale, perché un giorno la nuova Gerusalemme scenderà dal cielo e noi la vedremo come vedremo il Signore faccia a faccia. Amen, alleluia. Però c'è un verso 7 che non posso trascurarvi, mi prenderò un po' di minuti in più. Ma egli disse loro, non sta a voi di sapere i tempi e i momenti. Perché molti lo interrogavano, il verso precedente dice che erano uniti insieme e lo interrogavano dicendo: Signore, in questo tempo che tu ristabilirai il regno di Israele, in questi giorni non so quante volte ho sentito dire qualcuno che mi dice ma le promesse di Dio, quando saranno le promesse di Dio? Questo vale la stessa parola, sa noi sapere il tempo di Dio? Noi dobbiamo essere il tempio di Dio. Ma il tempo appartiene a Dio, è soltanto a Dio, alleluia, amen. Sta a noi sapere i tempi e le stagioni? Ci è stato dato qualche indicazione? Abbiamo il sermone sul monte, abbiamo altri passaggi biblici. Dai tempi che stanno correndo stiamo riconoscendo che è Gesù. Il ritorno del Signore è vicino, è vicino. Ma è vicino nel mondo o è vicino a noi? Per il mondo sarà un tempo di giustizia e per noi? Fratelli, per noi che tempo sarà? È un tempo di grazia, non di ipergrazia, ma di grazia. Amen. Perché siamo già in grazia. Perché? Perché siamo salvati, non per meriti, ma per la misericordia e la grazia di Dio. Mi fermo qua, non posso andare oltre, non vado oltre, ma credo e spero nel Signore che questa sera possiamo rinnovare le nostre promesse al Signore, la nostra fedeltà, dire Signore, non ti vogliamo lasciare, non ti lasceremo, rimarrai con noi, tu ci appartieni, da chi ce ne andremo noi Signore? Ricordate la famosa espressione? Da chi ce ne andremo? Signore, tu solo hai parola di vita eterna in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Vogliamo alzarci all'impiedi, gloria al nome del Signore. E mentre la musica si accomoda, vogliamo rivolgere poche parole di preghiera. Perché poche parole? Il Signore non chiede una moltitudine di parole. Lo facevano i religiosi del tempo. Tante parole, parole, parole. Noi abbiamo la parola di Dio. Amen. Vogliamo chinare il capo. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù. Vogliamo ringraziarti per la tua presenza e la gioia che ci dai, che nella sofferenza, nel dispiacere, nelle delusioni, tu rimani fedele, sei sempre con noi. Ti ringraziamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo. E ti preghiamo, Padre, innanzitutto per coloro che già ti appartengono, ma ti preghiamo anche per tanti altri che credono di conoscerti e non ti hanno mai conosciuto, perché non hanno mai conosciuto la tua parola che è Gesù Cristo, il tuo unigenito figlio. Ti preghiamo, Padre, in questo momento, intervieni per il tuo amore e la tua misericordia, ma per coloro come ancora l'assemblea che si è riunita questa sera, questa comunità, vogliamo essere come fu comandato per vedere la gloria tua manifestata
per vedere i segni e i tempi dell'ultima pioggia, dell'ultima stagione. Tienici più uniti insieme, uniti e insieme, perché vogliamo fare appieno la tua volontà. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. See.
Vieni, oh Santo,
popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, dalle sue vie malvagie. Io ascolterò dal cielo. Sul quale è invocato il mio nome.